Buonasera, non so se tutti mi potete vedere, comunque sono la mamma di Marco. Io vorrei ringraziare tutti per la vostra partecipazione e per il modo caloroso come ci state vicino. Soprattutto vorrei dire che vi ringrazio per il rispetto che avete dimostrato per mio figlio. Una cosa volevo dire, secondo me bella, che se il mio figlio stava qui forse sarebbe stato contento che io la dicessi, e che mio figlio è riuscito a fare unire di nuovo due paesi che per tanto tempo erano lontani. È passato un mese e mezzo circa dall'omicidio di Marco. Perché secondo voi questa storia terribile è sparita dalle cronache nazionali? Se non fosse per chi l'ha visto e gli online locali? Ma in realtà, diciamo, più che sparita non c'è mai stata sulle grosse testate giornalistiche o a livello di TG nazionali. Se ne è occupata solamente il TG1, ma 40 giorni dopo. E questo a noi ci fa sorgere molti dubbi, perché in realtà proprio in base al tipo di lavoro che faceva comunque il Ciontoli, abbiamo paura che in realtà la cosa dia fastidio nel momento in cui si venga a sapere. E quindi, diciamo, si cerca un po' di mettere tutto a tacere per paura che qualcuno possa fare poi una brutta figura. Tant'è vero che noi ad Uno Mattina abbiamo appunto rappresentato questa cosa, dicendo: ma come mai i TG nazionali non si interessano? Può darsi che all'inizio è stato dato per scontato l'incidente, può darsi quello, poi dopo non lo so. Ti dico anche di più che il TG1 fece un servizio una decina di giorni fa con Marina, l'hanno mandato in onda 10 giorni dopo che li abbiamo martellati. Non lo so, forse penso che all'inizio sia passato per un semplice incidente, adesso non sappiamo più di cosa si è trattato. Andando avanti le indagini, piano piano le cose vengono fuori e pensiamo che non sia più tanto un incidente, onestamente. C'è stato un crescendo di dubbi. L'inizio è partito come un incidente, poi man mano che siamo venuti a conoscenza di ciò che era realmente successo, il caso è montato, come si dice in gergo giornalistico, e monterà molto ancora, te lo garantisco. Quella sera sono state fatte due telefonate al 118, intervallate da diversi minuti. Esistono le registrazioni di queste chiamate? E noi in realtà sì, le registrazioni esistono, questo lo sappiamo per certo, ma per ora non abbiamo comunque accesso a queste registrazioni, ma sono in mano della magistratura. Dalle voci che emergerebbero, ma non è niente di sicuro, come ormai si sa da tempo, c'è stata una prima chiamata in cui si diceva che c'era un ragazzo che aveva avuto un malore e poi durante questa chiamata c'è stata una disdetta. E comunque 20 minuti, mezz'ora dopo, è stata fatta una seconda chiamata dove si diceva che c'era un ragazzo che era stato colto da malore e che, diciamo, si era bucato con un pettine appuntito mentre stava facendo la doccia e quindi era andato un po' nel panico. Questo è quello che noi sappiamo da queste chiamate, però non le abbiamo potute ascoltare. Giustizia per Marco! Giustizia per Marco!